Questa mattina siamo qui perché in questo momento si sta riunendo la conferenza dei servizi per il secondo inceneritore Terni Biomassa, conferenza dei servizi da cui c'è lo sindaco. Ottimo. Da cui potrebbe uscire un'autorizzazione integrata ambientale per il secondo inceneritore, cosa che ovviamente sarebbe, neanche a dirlo, estremamente grave. Il problema è che però su tutto questo grava quello che qualche giorno fa abbiamo reso pubblico, cioè un gravissimo conflitto di interessi che sappiamo la stessa ARPA riconosce come tale e che vede coinvolto un funzionario di ARPA sia per vicende personali, cioè legate a consulenze che fa diciamo privatamente, e sia per legame di parentela con un altro consulente che oggi è qua dentro e che è incaricato di presentare i progetti per l'istanza di Terni Biomassa, e abbiamo, come dire, la dimostrazione di una serie di copia e incolla interessanti che dimostrano come questo sia avvenuto. Ecco, questa è una cosa gravissima, ripeto, la stessa ARPA in via confidenziale ha confermato la gravità del fatto, quindi da noi da qui stamattina ce ne andremo, perché di assistere a una farsa non abbiamo voglia, e andremo in prefettura dove abbiamo chiesto un incontro urgente al prefetto, dove porremo questa e altre questioni che riguardano appunto il sistema dei controlli e delle garanzie attorno alle autorizzazioni che in questa città sono state regalate per anni.